Sono le 18:07 minuti del 23 febbraio 2023. Mi trovo il mio orto. L'orto è salute. L'orto guarisce la saccoccia, nel senso che ci sono pochi soldi, quindi si risparmiano i soldi per la casa. Ecco, questo pezzetto di terra. Adesso ho seminato i mesi invernali, la fine di novembre. Agrione, aglio, fave e piselli. E verso giugno questo pezzo di terreno è dedicato alla semina dei pomodori. Poi qua ci sono mele, albero da frutti, e soprattutto ci sono io con i miei attrezzi agricoli. Ecco quello che dovrò portare dentro. Poi abbiamo una rasoio che devo riportare pure dentro. Aspetta, ma ci mette la luce, oh. Sono capito. Ecco qui, vedete, la rasoio la riportiamo dentro. Poi abbiamo la zappetta, ecco qui, vedete, e la zappa. E poi c'è l'altra zappetta. E soprattutto, guardate la mia grande soddisfazione. Allora, qui non l'ho lavorato, è più asciutto, vedete? Mentre qui, movimento terra, entra l'ossigeno. L'ossigeno rende fertile il terreno, quindi fa crescere i prodotti agricoli, anche gli alberi. Quindi se non si muove il terreno c'è un ristagno di umidità e quindi i prodotti possono ammalarsi, crescere poco, e quindi ci vuole semplicemente la manodopera. La manodopera io non la pago, certamente se la paga una persona non conviene. E già, io ho fatto una vita a braccio andando.